finisce 2-2, una partita combattuta, durissima, molto molto fisica. Alla fine siete riusciti a strappare un pareggio su un campo difficile. Siete più felici per essere riusciti a strappare il pareggio alla fine o siete più rammaricati per non aver dato lo strappo al campionato? Allora, partita combattuta proprio fino alla fine su tutti i fronti. Rammaricati no, anzi per me questa è come se fosse una vittoria, perché loro sono una bella squadra apposta, infatti sono nella zona alta della classifica, e però per me è come se fosse una vittoria, è strappato all'ultimo un punto in casa loro, quindi va bene così. Vuoi aggiungere qualcosa, capitano? Io sono sempre rammaricato quando mi si vince, io la vedo più in mezzo al vuoto del bicchiere, diciamo, ancora la squadra l'ultima di andata, come ho detto qualche anno fa, che ho visto più che adesso stato segreteria. Si può dire che oggi non abbiamo visto il vero Baggio Enterprise, perché anche tu a inizio partita hai chiesto cerchiamo di giocarla di più, non siete mai riusciti a giocare davvero questa palla, forse questo è stato il difetto più grande della partita. Sì, sì, no, ma noi siamo condizionati da questi campi un attimo un po' più piccoli, siamo abituati a giocare sul nostro campo che ci dà la possibilità di giocare a calcio, e infatti abbiamo fatto per una decina di minuti lanci lunghi che non è il nostro gioco, poi il nostro attaccante non è di statura che può prendere e ricevere palloni alti, non è il nostro gioco, abbiamo sofferto il campo, però per questo non mi rammarico, perché per il campo, per il tipo di gioco che abbiamo fatto, un punto per me con la vittoria. D'accordissimo. Ultima cosa, vi chiedo, avete visto tutte le squadre, vi chiedo con chi ve la giocherete da qui alla fine del campionato, e poi vi allego una seconda domanda. Ormai la rivalità con i Diavoli Rossi va avanti da un po' di tempo, anche in Open B ve l'eravate giocata, secondo voi è la rivalità che continuerà da qui fino alla fine del campionato? Per me sì, però secondo me è l'unica squadra che può darci il fastidio. Non aggiungo altro. Grazie mille ragazzi, in bocca al lupo. Grazie.